Robert Root, tua Italia si è ripresa subito 3-0 dopo un secondo set molto complicato in cui si è trovata sotto anche 4 punti, non era facile il rimonti. Sì, questo è proprio il tipo di partita che avevo chiesto ai ragazzi perché questa partita era importante per due ragioni. La prima naturalmente è quella della classifica e l'obiettivo era molto chiaro per oggi e per domani. Il nostro obiettivo è vincere queste gare e vincere per 3-0 perché quello è quello che possiamo fare noi. E poi perché dopo la partita di ieri, dopo una serie di situazioni, insomma, oggi non era così scontato rialzarsi e reagire in questo modo come questa squadra ha spesso fatto e credo abbia fatto anche oggi. Ripeto, hai ragione, complimenti ai ragazzi per quel secondo set che è stato un po' la chiave della partita. La squadra ha reagito bene in un contesto difficile. Domani c'è una piccola speranza ancora di agguantare il terzo posto. Adesso siete a pari punti col Brasile, ma con un set di differenza. Sì, sarebbe davvero crudele per qualunque delle due squadre, insomma, sia per l'Italia, anzi sarà perché in ogni caso finirà così, credo, crudele per l'Italia o per il Brasile rimanere fuori da un obiettivo così importante per un quoziente set. Però le regole sono queste, ripeto, quello che noi possiamo fare è andare in campo domani e provare a mettere, tra virgolette, la pressione sulle spalle del Brasile sapendo che dovranno vincere anche loro 3-0. Noi giochiamo prima di loro, andremo in campo, credo, sicuro, ne sono certo, con questo spirito, con questo modo di stare in campo oggi. Sono molto orgoglioso anche di quello che abbiamo fatto oggi perché non era veramente facile, soprattutto da un punto di vista mentale. E poi valuteremo, come abbiamo detto, la classifica finale di questo torneo si giocherà fino all'ultimo punto dell'ultimo set. La profezia è stata azzeccata, sarà così davvero. Fa tante cose belle di questa Coppa del Mondo, anche qualche piccola delusione, magari umana. C'è stato qualche bisticcio con i polacchi. Pare che oggi un giocatore sia venuto a provocare. Che cosa dici su questo fatto? Ma dico poco, dico che le cose sul campo è naturale, magari che ci sia un po' di tensione, poi il giorno dopo mi è sembrato un brutto gesto, ma finisce qua, non è un problema.